quando mi fanno la domanda, ma il vetrinista che cosa fa, no? Il vetrinista è scenografo, è un artista, è un elettricista, è un muratore, è un pittore, è uno scultore, e mentre per esempio il visual merchandising è quella persona che comunque, detto, tradotto la parola dall'inglese all'italiano, sarebbe visualizzatore di mercanzie. Quindi significa che comunque sì che è uno strumento di comunicazione, però sono due forme di comunicazione diverse. Uno che va a completare quello della figura del vetrinista, perché la figura del vetrinista è quella figura che allestisce una vetrina e ti invoglia ad entrare nel punto vendita perché quell'oggetto, diciamo, venga visto e venga venduto, no? Quindi si parte dal di fuori, dalla vetrina, con una bella decorazione scenografica, con la merceologia, la luce giusta, perché senza la luce comunque non ci sta una vetrina che comunque ci attrae, quindi ci deve stare tutto il contesto. Noi entriamo dentro, ci sta la seconda parte della comunicazione, dove comunque noi andiamo a continuare il nostro percorso di dare la bellezza al punto vendita interno. Quindi quello è la parte del visual. Però comunque tutte e due sono comunicazioni. E io in effetti in questo libro parlo della comunicazione, diciamo, in tutte le sue sfaccettature.